Allo, allo, come mi vuoi sposare? Sei incontrato una compagna, è giusto che la sposi. Eccola. Ti devo dire una cosa, sono incinta. Ah. Mi vuoi sposare? Io non sono cretina, è solamente la mia immagine in TV, è chiaro? Mi vuoi sposare? Il regime prescelto la comunione dei beni. Amore, sì! Quattro matrimoni, mille peripezie e un solo obiettivo: raggiungere l'altare e pronunciare il fatidico sì. È questo l'argomento trattato da Oggi Sposi, la nuova commedia del regista milanese Luca Lucini, nei cinema in questi giorni. Le quattro storie si intrecciano in un divertente schema corale, già sperimentato con successo nella commedia Ex dell'anno scorso, diretta dal regista Fausto Brizzi, che qui è presente nelle vesti di sceneggiatore. Protagonisti di uno degli episodi sono Filippo Nigro e Carolina Crescentini, che per TG.com dimostra di sapersela cavare egregiamente anche nelle vesti di intervistatrice. Buonasera a tutti, oggi abbiamo qui con noi un fantastico attore di nome Filippo Nigro. Grazie. Come sta? Molto bene. Bene, sei qui per presentare un bellissimo film, so. Sono qui per presentare Oggi Sposi, un film di Luca Lucini con attrici e attori eccellenti, e ho avuto soprattutto io l'onore di recitare con Carolina Crescentini, che insomma l'onore è il brivido, direi anche. Mi hanno detto che è molto brava. Molto brava e molto bella. Com'è stato lavorare con Renato Pozzetto? È stato eccezionale, ho già detto tante volte, ma sia io che la mia collega Carolina Crescentini, che oggi non è potuta venire, la salutiamo Carolina. E, eravamo proprio con l'atteggiamento dei fan, ma è vero, insomma ci siamo insomma, un po' cresciuti, e quindi io proprio stavo con la bocca serrata così, ma volevo fare mille citazioni di pezzi di film, di battute sue storiche, non l'ho quasi mai fatto, ho fatto solo una volta insomma, ma un po' per timore reverenziale, un po' per non rompere le balle. Tre motivi per andare al cinema a vedere Oggi Sposi? Ve li dice Filippo Nigro. Primo vero motivo è perché c'è Carolina Crescentini, che oggi... Che è sempre bravissima. E che risalutiamo di nuovo perché oggi non è potuto essere qui con noi. Sì, esatto. Delira, mi dicono. un cast eccezionale, perché poi abbiamo parlato di Renato Pozzetto, ma c'è Michele Placido che insomma fa letteralmente venire giù la sala, io penso, in ogni sua apparizione all'interno di questo film. E è un film divertente, un film così, così divertente e un po' in modo di un po' diverso da altre commedie da film comici che normalmente insomma abbiamo visto in questi ultimi anni. Grazie mille Filippo, allora questa sera noi andremo a vedere il tuo film, in bocca al lupo. Grazie, sei stato molto gentile. Grazie. Ciao. Ciao.